Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto dal vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Si torna a parlare di smartphone. Oggi 17 ottobre, ore 10, viene presentato, entra nel mercato il nuovo budget phone di Realme. Sto parlando di Note 60 in questa nuovissima colorazione, un upgrade rispetto alla precedente versione. Vi racconterò tutto ovviamente in questa recensione completa, quindi mettetevi comodi, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news. Ci vediamo tra poco con Realme Note 60. Siamo, iniziamo la recensione di Realme Note 60 e partiamo con l'analizzare la confezione di vendita. Innanzitutto qui troviamo una confezione completa. All'interno del primo cofanetto troviamo lo spillino, la manualistica come sempre e in più troviamo una coverina in dotazione, coverina in plastica con angoli rinforzati. Non dobbiamo andare ad acquistare nient'altro a parte. La mettiamo da parte, vi faccio vedere che all'interno qui è presente il cavetto USB di tipo A, USB di tipo C per la ricarica della nostra batteria da 5000 mAh, ma abbiamo una ricarica da 10 W in questo caso, stiamo parlando sempre di smartphone entry level. Ma andiamo avanti e iniziamo ad analizzare lo smartphone. Vi dico subito che lui è disponibile in due colorazioni: Voyage Blu, Marble Black. Secondo me questa è veramente azzeccata, un ottimo lavoro da parte di Realme. Qua va a riprendere un attimino gli effetti che abbiamo visto su Realme C61, un doppio modulo fotografico che sostanzialmente è sempre una cam che lavora principalmente, una 32 megapixel con apertura focale 1.8, parliamo di una cam grandangolare, panoramica, flash a LED, autoscatto, autofocus, HDR automatico, manuale, in sostanza una fotocamera completa, va a girare video 1080 a 30 fps, non possiamo pretendere i 60. Seconda fotocamera ausiliare da 0.08 megapixel. Iniziamo ad analizzarlo esteticamente. Vi dico subito che il telaio di questo smartphone è realizzato in alluminio presso fuso. Certificazioni IP54 con tecnologia Rainwater Smart Touch, quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente anche con le mani bagnate. Parliamo di dimensioni: 167.26x76.7 con uno spessore di 7.84 mm, uno smartphone bello slim, un peso di 187 grammi. Sulla parte laterale destra troviamo il pulsantino di accensione e spegnimento con implementato il sensore per lo sblocco con l'impronta digitale, un sensore che lavora assolutamente alla perfezione. Sappiamo benissimo che Realme lavora bene persino sui suoi entry level. Bilanciere del volume, parte alta totalmente liscia. Andiamo a vedere la parte bassa. Porta USB di tipo C 2.0, non esce il video, microfono per le chiamate, jack per le cuffie che anche qui è posizionato un pochino sull'estremità della scocca, non capisco perché non vadano a centrarlo. Detto questo andiamo avanti. Speaker in mono abbastanza alto su questa fascia di prezzo. Sulla parte opposta è presente il carrellino che va ad ospitare due SIM entrambi in 4G, chiamate volte, dual standby, assente il 5G, ma è possibile inserire una micro SD ad un massimo di 1 TB per poter espandere al massimo la memoria dello smartphone di un altro tera, quindi uno slot triplo senza rinunciare a nessuna SIM. Vedete subito che il pannello è bello luminoso, abbassiamo la tendina, come vedete Realme UI a bordo basata su Android 14, cam selfie da 5 megapixel e parliamo di questo pannello. Luminosità al massimo, vi dico che qui abbiamo una unità bella grandicella, 6,74 pollici, IPS LCD HD Plus, con risoluzione 720x1612, 260 ppi, un rapporto di 20 noni. Vi faccio vedere le cornici, un gran lavoro da parte dell'azienda su questo entry level, cornici abbastanza ottimizzate, belle slim e ovviamente qui ci dà la possibilità di sfruttare al massimo il nostro pannello.
ma vi dico anche che qui troviamo un refresh rate settabile sino ad un massimo di 90 Hz. Vi spiego meglio, nel frattempo vi faccio vedere la modalità scura come viene attivata in una maniera abbastanza rapida. Attenzione rivolta allo schermo, modalità colore dello schermo, qui possiamo impostare su vivido naturale o personalizzarlo a nostro piacimento. Miglioramento dei colori su alcune applicazioni, per fortuna è presente YouTube, così possiamo visualizzare al meglio i contenuti che più ci piacciono, anche perché qui non abbiamo le certificazioni, quindi avendo di livello 1 ma solamente di livello 3. Giù in basso troviamo la possibilità di settare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Su questo smartphone è possibile utilizzare 60 Hz o la modalità automatica utilizzerà una frequenza di 90 Hz in maniera intelligente. Vi faccio vedere un'altra cosa. Su sfondo e stile, come abbiamo già visto su tantissimi Realme, è possibile personalizzare qualsiasi cosa, dallo sfondo all'icona, al carattere, alla dimensione del testo. In sostanza completissimo. Su suoni e vibrazioni vi faccio vedere giù in basso che è presente la voce o reality audio. Qui possiamo utilizzare il nostro speaker in mono in diverse maniere e in base soprattutto a quello che stiamo ascoltando decidiamo noi con quale modalità: musica, film, giochi o modalità intelligente. In sostanza lui utilizza un audio ottimale in base allo scenario, è ciò che stiamo visualizzando. Vi faccio vedere però le funzioni speciali e qui, come abbiamo già visto, è presente la mini capsula ridisegnata stile iPhone 11 Pro Max, giusto per intenderci. E qui troviamo ovviamente tutte le indicazioni sullo stato della batteria, musica, eventi, meteo, utilizzo dati e statistica passi. Vi faccio vedere come lei si presenta durante la ricarica e qui, come vedete, va ad aprirsi, in me che non si dica, la nostra mini capsula e ci va a fornire le indicazioni sullo stato della batteria in questo caso. Andiamo avanti. Pulsante dinamico, come abbiamo già visto, è presente una finestrella laterale che ci offre la possibilità di gestire diverse operazioni e qui possiamo impostare persino se attivarlo oppure no. Con due tocchi possiamo tranquillamente sul pulsante laterale attivare o disattivare la vibrazione, possiamo scegliere diverse impostazioni. Un aspetto interessante è la cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale per le telefonate e qui veramente è un aspetto che non dovrebbe mancare su nessuno smartphone già a partire da questo 2024 in poi. Modalità due ruote, gesti aerei, sapete benissimo che possiamo utilizzare tutti gli smartphone di Realme direttamente con le gesture senza dover toccare lo schermo. Blocco app, nascondi app, protezione dei dati privati, possiamo impostare una password persino sulle applicazioni. Andiamo avanti e che cosa mostrarvi? Su controllo intelligente qui troviamo l'ottimizzazione AI. In questo caso, andandola ad attivare, possiamo ottimizzare lo smartphone per il gaming. Andando a premere qui su ottimizzazione gioco, come vedete, possiamo settare la frequenza minima della GPU e anche la frequenza minima della RAM e poter usufruire al massimo di tutto ciò che abbiamo a disposizione per giocare, o meglio un processore che sapete benissimo non è potentissimo, l'abbiamo già visto su tanti altri smartphone e qui sto parlando di un Unisoc Tiger T612, parliamo di un octa-core da 1,8 GHz, 64 bit, come vedete 6 per Cortex A55, 1,8 GHz più 2 per Cortex A75, 1,8 GHz, il processo produttivo 12 nanometri AMR Mali G57 MP4, però comunque sia tramite l'impostazione che vi ho mostrato prima riusciamo a utilizzare meglio nel gaming il nostro smartphone e quindi qui è ovviamente un qualcosina in più rispetto a tanti altri smartphone. Vi faccio vedere refresh rate massimo 90 Hz, andiamo giù in basso, è assente l'NFC,
e io comunque ripeto sempre che l'NFC adesso, già nel 2024, dovrebbe essere indispensabile per tutti, ma soprattutto dovrebbe essere presente su tutti gli smartphone. Android 14 a bordo, certificazioni Windevine di livello 3, come vi ho già detto, batteria non male, 5000 mAh con una ricarica che fa storcere il naso di 10 watt, ma che comunque ci porta sempre alle due giornate. Per quel che riguarda la fotocamera, vi ho già accennato un qualcosa, parliamo di una 32 megapixel, una grandangolare e una cam anteriore da 5 megapixel. Come vedete qui non compare la seconda cam, perché essendo una cam ausiliaria, io comunque sia deduco che è una fotocamera posta lì solamente per marketing. Cos'altro mostrarvi? Beh, come si comporta ovviamente su Google, e vediamo un attimino anche come si comporta con il caricamento dei siti. Proviamo la Repubblica e qui vediamo il tempo di caricamento, accettiamo il tutto, apriamo la Repubblica, guardate quanto tempo impiega. Pur essendo uno smartphone avente un processore non recentissimo, non potentissimo, beh, lui riesce a caricare tutto subito. Proviamo persino la modalità desktop e anche qui vedete è abbastanza rapido. Ma torniamo all'interno delle impostazioni e vi devo dire che cosa troviamo su questo smartphone. Vi ho già detto che non abbiamo tantissime prestazioni da questo processore, ma troviamo 4 GB di RAM in questa variante. 4 GB di RAM LPDDR4X, possibilità di espanderla di altri 8 GB di RAM. E qui mi fermo un attimo, vi dico che sono presenti 3 versioni. In questo caso la versione che ho in test 428, per il momento non è disponibile alla vendita, ma è disponibile solamente la 628. Sulla 4 GB di RAM possiamo espandere di altri 8 GB di RAM. Sulla variante 628 possiamo espanderla di altri 12 GB di RAM. Mentre per quel che riguarda la variante da 8 GB di RAM è possibile espandere la memoria sino ad un massimo di altri 16 GB. E qui veramente niente male. Cambia pochissimo il prezzo tra le diverse varianti, patch di sicurezza aggiornate a novembre, e quindi anche qui niente male. Informazioni sullo smartphone le abbiamo già viste. Sul sistema qui possiamo gestire la navigazione o con le gesture o con i pulsantini, e possiamo gestire ed impostare persino la sensibilità. Ma arrivati a questo punto vi devo far ascoltare l'audio e mostrare che cosa vi va ad offrire questo pannello. Partiamo subito con il video in 4K, così ci facciamo un'idea di che cosa ci offre sia nel display e sia per quel che riguarda l'audio. In questo momento sto utilizzando, come avete visto già impostato, modalità audio intelligente. Facciamo partire l'audio e ne riparliamo tra poco. Vi ho fatto ascoltare l'audio di Realme Note 60, non male su questa fascia di prezzo, per essere un audio in mono, con modalità intelligente, lavora molto bene. Passiamo al gaming prima di parlarvi di fotocamera, apertura di Call of Duty Mobile, vediamo come si comporta alle massime prestazioni, come vi ho mostrato prima, ho impostato il tutto alle massime prestazioni e quindi vediamo come si comporta con questo gioco pesante, questo piccolo processore. Target in sight!
Lo abbiamo visto nel gaming, avete potuto notare che pur avendo un processore non potentissimo, pur essendo uno smartphone entry level, è possibile giocare con giochi pesanti senza grossi problemi. Sì, la grafica non è il massimo, però ci possiamo giocare. Prima di parlarvi di fotocamera vi faccio vedere come lui si comporta sui social, anzi facciamo una cosa, chiudiamo tutte le applicazioni, partiamo da zero e vediamo come si comporta lo smartphone. Apertura di Facebook non male, vedete che il refresh rate in questo caso passa da 60 a 90 Hz in maniera intelligente. Apertura di Instagram, attendiamo qualche secondino, e d'altronde stiamo parlando sempre di uno smartphone entry level che nell'utilizzo quotidiano assolutamente non ci crea nessun problema. E quindi vi dico che è un buon smartphone entry level tra tutti quelli che abbiamo visto qui sul canale. Passiamo ora al reparto fotografico, dobbiamo parlare di questa 32 megapixel, vi faccio vedere l'interfaccia. Modalità foto normale 1x3x, HDR automatico manuale, flash automatico manuale, entriamo all'interno delle impostazioni. Qui è possibile scegliere la dimensione della nostra foto, 4 terzi 8 megapixel, 4 terzi 4 megapixel, 0,7 megapixel, 16 noni 6 megapixel, 2 megapixel, 0,9 megapixel. Ma andiamo a vedere un attimino anche i video. Entriamo all'interno delle impostazioni e come vedete 1080 30 fps, sempre zoom 1x3x, modalità notte, ritratto, su altro è possibile scegliere noi come scattare la foto in modalità manuale, panorama possiamo scegliere di leggere i QR, slow motion 32 megapixel. Vi faccio vedere subito che cosa sono riuscito ad estrapolare da questo smartphone, e su questa categoria e fascia di prezzo vi dico che non si comporta per niente male. Partiamo subito dai primi scatti che ho ottenuto con questo smartphone. Ho scattato diverse foto in ambiti diversi con più luminosità o meno luminosità. Vi faccio vedere una carrellata di foto. Vedete che lui va a soffrire quando c'è tanta luce. In alcune situazioni invece si comporta un po' meglio. Bene al chiuso. E tutto sommato, quando abbiamo la giusta esposizione, riusciamo ad estrapolare delle foto abbastanza interessanti su questo piccolo smartphone entry level. Ma vi faccio vedere anche che cosa riusciamo ad ottenere di notte col flash. Sinceramente, è uno dei pochi smartphone entry level che riesce a scattare delle foto così bene. Parliamo di foto comunque sia più che sufficienti. Su alcuni scatti riusciamo ad arrivare al 7 pieno, per non parlare poi degli scatti selfie. Allora, se siamo in controluce c'è qualche piccolo problemino, non sono foto perfette, nel ritratto ok, ma in linea generale non si comporta per niente male. Per quel che riguarda invece i video, beh, i video sapete benissimo che su questa fascia di prezzo non possiamo pretendere di avere video stabilizzati. I colori non sono riprodotti alla perfezione per quel che riguarda i video, mentre sulle foto c'è più precisione. Ma tutto sommato è uno smartphone non per realizzare video, sapete benissimo che dobbiamo spendere qualcosina in più per avere dei video buoni. Ma torniamo a noi e dobbiamo parlare un attimino di che cosa ne penso io di questo smartphone. E posso dirvi che è uno smartphone che posso consigliarvi, perché riusciamo a svolgere tutte le operazioni, si comporta bene persino nel gaming e le foto non sono male. Molto bella questa nuova colorazione con questi effetti che va a riprendere, come vi ho già detto, Realme C61, una nuova colorazione che permette di utilizzarlo senza la cover, perché non va a mantenere le ditate rimangono solamente sulla parte lucida. Per il resto è uno smartphone abbastanza leggero, si tiene molto bene in mano, sotto il sole non è malissimo, vi assicuro che non è male. E tutto sommato abbiamo delle rinunce, sì, non abbiamo l'NFC, non è possibile visualizzare contenuti ad alta definizione, ma stiamo parlando sempre di uno smartphone economico. Arrivati a questo punto, noi ci vediamo per i saluti finali e vi devo parlare di prezzo.
Arrivati a questo punto vi devo andare a parlare di prezzo per il nuovo entry level Realme Note 60 nella variante 6128, prezzo lancio da 149,99€ a 129,99€. Per questa variante 428 dovremmo attendere un po', e dovremmo attendere un pochettino anche per la variante 8256, a breve arriveranno nel mercato. Io come sempre vi ringrazio per il vostro tempo, per il vostro supporto quotidiano, per i like, per i commenti. Ringrazio l'azienda per avermi dato la possibilità di portarvi questo nuovissimo entry level, ma come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news. Noi ci vediamo ad un prossimo video.